Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6 che apriamo andando a Pescara, dove questo pomeriggio si è svolto, anzi si sta tenendo ancora, un consiglio comunale straordinario sul caso e sull'emergenza mare inquinato. Ovviamente tanta la tensione all'interno del consiglio, che è stato sospeso attorno alle ore 18 e ripreso da poco. Ovviamente si stanno attendendo le risultanze, con le opposizioni che hanno chiesto in coro le dimissioni del sindaco Marco Alessandrini. Noi adesso andiamo proprio all'interno del consiglio comunale con il servizio per raccontarvi ciò che è accaduto. Non fate niente, ecco perché potete fare quello che volete. Finisce questa storia, però a brevissimo. Quando il presidente del Consiglio Comunale di Pescara, Blasioli, sospende per un'ora la seduta straordinaria sul mare inquinato per far togliere le magliette con la scritta dimettiti ai consiglieri di centrodestra, scoppia la bagarre in un'aula gremita non solo dai rappresentanti politici e delle associazioni ambientaliste, ma anche da semplici cittadini. La mancata applicazione della delibera per il divieto di balneazione nel tratto di mare di Via Balilla, a seguito della rottura della condotta fognaria di Via Raiale lo scorso 28 luglio, e dello sversamento nel fiume Pescara di 25.000 metri cubi di liquami, oramai da un mese tengono banco sui media regionali e nazionali ed agitano la polemica politica. Le opposizioni, centrodestra e Movimento 5 Stelle, in coro chiedono che il sindaco Marco Alessandrini si faccia da parte. Penso che noi oggi andiamo ad interpretare il pensiero di quasi la totalità dei cittadini di Pescara e sicuramente di tutti i turisti che sono venuti a Pescara nel mese di agosto. Il sindaco ha sottaciuto, ha tenuto nascosto un'ordinanza molto importante. Non si può giocare con la salute dei cittadini e tantomeno con quella dei bambini. Vi unite anche voi al coro dei dimettiti del centrodestra? Assolutamente sì, abbiamo presentato infatti tanto tempo fa una mozione di sfiducia, non siamo riusciti a ottenere la 13ª firma dalla maggioranza e oggi in questo consiglio straordinario ci rivolgiamo ancora a loro, ai 20 consiglieri del centrosinistra, tra cui ad esempio CSL, Sinistra Ecologia e Libertà, che non vuole sfiduciare il sindaco. Dal canto suo il primo cittadino che a suo sostegno ha portato in aula ACA, ARTA e medici per ribadire che nulla di grave sia successo non pensa proprio a mollare, anzi se la prende con chi fino ad oggi ha fatto solo demagogia senza risolvere i problemi. Ma io naturalmente non mi dimetto, trovo incredibile questa vicenda, per me è espressione del teatrino della politica. Noi siamo pronti a chiarire la vicenda dinanzi ai tribunali, visto che sono stati investiti anche i tribunali. Francamente non vediamo l'ora di farlo. Stigmatizzo questa condotta volta ad alimentare nel corso del mese di agosto un'inutile paura, visto che la qualità delle acque di Pescara 2015 è esattamente come quella del 2014. Tornando indietro rifarebbe tutto quello che ha fatto? Credo che emettere un'ordinanza il giorno in cui si sapeva che la qualità delle acque sarebbe stata balneabile avrebbe ingenerato più danni che benefici. E a margine del Consiglio Comunale straordinario abbiamo avvicinato anche l'amministratore unico di ACA di Baldassarre, con il quale abbiamo parlato insomma di questa situazione, di questa emergenza. Infatti tra le aziende sul banco degli imputati c'è principalmente l'ACA, che ha in gestione tutta la rete idrica e anche i depuratori. Dunque andiamo ad ascoltare di Baldassarre. L'ACA è una delle grandi accusate di questa situazione che si è determinata a Pescara, ma anche poi a Fosso Pretaro, a Francavilla. Beh, sono situazioni diverse, quelle di Pescara e di Fosso Pretaro. Su Pescara noi abbiamo operato in emergenza e anzi abbiamo probabilmente risolto un problema per quanto riguardava gli sversamenti, che si potevano allungare un periodo molto più lungo, e abbiamo fronteggiato quindi un'emergenza importante. Fosso Pretaro è una situazione ancora più complessa forse, perché su Fosso Pretaro ancora non si individuano esattamente le cause. C'è molta discussione su questo, ma i tecnici stanno lavorando e aspettiamo l'esito di queste indagini. Il sindaco di Francavilla però insomma, ha detto di voler andare per le vie legali. Beh, è una sua prerogativa, perché vietarglielo? Penso che sia un atteggiamento che lui ritiene corretto.
può andare tranquillamente per questa strada. Noi faremo la nostra, che è di natura tecnica. Comunque quel depuratore è stato manutenuto, insomma, anche per informare la popolazione di quello che poi effettivamente si fa all'interno di quegli impianti che sono così importanti. Ma il depuratore di Fosso Predaro non solo è manutenuto, ma proprio per individuare esattamente cosa possa essere successo è stato sottoposto per nostra scelta volontaria a un esame quotidiano da parte dell'ARTA, che ci sta mandando quotidianamente gli esiti di questi risultati. Da quanto mi risulta sono tutti quanti perfettamente nella norma. Verrà riparato lo scarico che andava a mare, che poi si dice che sia stato quello, insomma, il problema principale? Io non so se sia stato quello il problema principale, perché i risultati danno esiti piuttosto altalenanti, però sicuramente sarà fatto un intervento. Lasciamo questa ampia pagina dedicata al Consiglio Comunale straordinario di Pescara e apriamo quella della cronaca. Controlli dei carabinieri in negozi e bazar gestiti da cinesi nella Val Pescara, elevate sanzioni e sequestri di prodotti illegali. Elisa Leuzzo nel servizio. Centinaia di prodotti illegali sequestrati e sanzioni per 40.000 euro. Questo è il bilancio dell'operazione di controllo di negozi gestiti da cinesi in Val Pescara, condotta dai carabinieri della Compagnia di Popoli. I militari dell'Arma hanno controllato 4 bazar tra Scafa e Popoli per verificare il rispetto delle norme amministrative in materia di commercio. Nel corso del servizio coordinato hanno contestato ai proprietari dei negozi, tutti cinesi residenti in Italia, il mancato rispetto delle normative in materia di codice del consumo. Molti dei prodotti esposti, infatti, sono risultati non conformi ai parametri previsti dalle normative del settore, in particolare quelle che regolano la vendita dei cosiddetti giocattoli pericolosi. Sono state sequestrate alcune centinaia di prodotti illegali, poiché non corrispondenti ai parametri di sicurezza imposti dalle normative dell'Unione Europea. Prodotti per la cura della persona, giocattoli, piccoli elettrodomestici, dispositivi di correzione della vista ed oggettistica di vario genere. Ai proprietari dei bazar sono state inflitte sanzioni amministrative per oltre 40.000 euro. I titolari sono stati segnalati agli uffici competenti della Camera di Commercio di Pescara. E adesso torniamo a parlare in qualche modo di inquinamento. Il WWF e le altre associazioni ambientaliste denunciano i ritardi degli enti locali per la correzione dell'ordinanza sulla discarica di Colle Sant'Antonio di Chieti, incendiata, lo ricorderete, lo scorso 27 giugno. Il servizio di Paolo Renzetti. Denunciano come la vera emergenza sia nella inefficienza delle istituzioni, evidenziando che non sono bastati 15 giorni per correggere una ordinanza sbagliata. Le associazioni ambientaliste non che a Chieti per 8 giorni consecutivi hanno organizzato banchetti informativi di fronte al comune per aggiornare i cittadini su quanto accaduto dopo l'incendio doloso che la notte del 27 giugno ha distrutto una discarica abusiva di rifiuti in località Colle Sant'Antonio di Chieti. Vediamo che a distanza di più di 2 mesi dall'incendio è stata emessa un'ordinanza che aveva un indirizzo effettivamente sbagliato per quanto riguarda il problema della messa in sicurezza e poi anche della bonifica. Noi chiediamo che il sindaco ormai, insomma, si dia da fare per emettere una nuova ordinanza con il giusto destinatario, perché è stato, anche lui stesso ha ammesso privatamente, in un colloquio privato, che è a conoscenza di questo errore. Chiediamo quindi che questo avvenga più presto e siamo qui più da una settimana proprio di fronte al comune, un po' per fare come la coscienza, il grillo parlante di Pinocchio. Esiste ancora dunque una problematica anche di natura ambientale? Di natura ambientale senz'altro, noi non sappiamo nulla se sono state fatte effettivamente le analisi per quanto riguarda le acque che si trovano di falda. E non sappiamo neanche la ricaduta dei fumi, perché viene indicato Colle Sant'Antonio e quindi Bucchianico, Colle Marcone, ma in realtà, come si vede anche dalle fotografie scattate dalla Maiella, i fumi sono stati una colonna e quindi ha invaso il quartiere per quanto riguarda l'aria respirata, però la ricaduta potrebbe essere anche a diversi chilometri. Cambiamo argomento adesso e ci occupiamo di trasporti. Il 20 settembre partirà il collegamento ferroviario Pescara-Milano con il Frecciarossa di Ferrovie dello Stato, un annuncio che ha già creato polemiche in merito alla ridotta velocità del treno su alcuni tratti della strada ferrata. A rispondere a tutto questo è il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo Camillo D'Alessandro, che spiega nel dettaglio le caratteristiche del collegamento tanto atteso nella nostra regione. Francesca Romana Testi.
Merce rossa Pescara-Milano, prossima partenza 20 settembre. Una notizia che rimbalza da qualche giorno su social, giornali e media. Un collegamento che fino a qualche mese fa veniva reclamato a gran voce all'attuale regione ed oggi, una volta ottenuto, crea nuove polemiche. La velocità di percorrenza in alcune tratte non sarà quella prevista dal Frecciarossa e pronta arriva la risposta del sottosegretario Camillo D'Alessandro, artefice del collegamento. È incredibile come si possa prima chiedere e volere che ci sia un collegamento il più veloce possibile data l'infrastruttura che c'è. Lo si dice sempre, noi lo diciamo però lo facciamo. Oggi Frecciarossa ha questa caratteristica che dove può correre correrà, dove non può correre andrà più piano ma aumenterà comunque una velocità tale per cui da Pescara raggiunge Milano in 4 ore. Tra l'altro senza fermarsi, senza dover fare cambi, oggi se vuoi prendere il Frecciarossa devi scendere a Bologna e salire col Frecciarossa a Bologna per raggiungere Milano. Non si farà più, quindi ci sarà un automatismo, si guadagnano minuti e si collega più velocemente. Nel frattempo il Ministero ha stanziato oltre 300 milioni per velocizzare l'arteria lungo la dorsale adriatica e quindi andiamo avanti. È chiaro che si andrà ad alta velocità quando ci sarà la infrastruttura che lo collega. Ed ora andiamo a Teramo, all'interno del Consiglio Comunale e della Giunta dell'amministrazione Brucchi, per capire se si farà davvero il rimpasto che era stato annunciato. Il rimpasto di Giunta a Teramo slitta ancora. Inizialmente era atteso per il mese di giugno, poi entro il mese di luglio, parola del primo cittadino Maurizio Brucchi, infine è stato rimandato ad agosto. Oggi, 3 settembre, la domanda nasce spontanea. Si farà davvero? Quella che infatti avrebbe dovuto essere la stagione dei bilanci, con gli annunci fatti sui possibili cambiamenti in corsa della squadra di governo, fondamentale per cambiare marcia, è stata distolta da altri pensieri. Tra modifiche sul porta a porta, alberi secolari tagliati, le polemiche sulla compartecipazione per i servizi di assistenza ai disabili, il bando di gara sulla Teramo Ambiente e soprattutto la questione Teramo Calcio, sono stati altri gli argomenti che hanno trovato spazio nell'agenda politica locale, portando la questione rimpasto di giunta, indispensabile un mese fa, in secondo piano, anzi sarebbe proprio sparita dall'agenda. Sarà per la presenza dei cosiddetti intoccabili, saldamente al loro posto nonostante la valanga di critiche per ogni passo compiuto, dell'equilibrio da mantenere tra i diversi gruppi consigliari, oppure la questione del Teramo Calcio è più importante per la città di Teramo tanto da far smuovere il sindaco mentre si sta concedendo qualche giorno di relax con la famiglia in Sardegna? Probabilmente Maurizio Brucchi spera così di far scendere l'attenzione da questo argomento e magari, penserà infine, ad un semplice rimpasto di deleghe. Intanto, con la delibera di giunta approvata la scorsa settimana, la situazione all'interno dell'amministrazione teramana si è cristallizzata con la riduzione del 20% degli emolumenti di sindaco, assessori e presidente del Consiglio. Nel prossimo servizio andiamo all'Aquila per parlare di asili nido comunali. Il comune, per risolvere le problematiche delle educatrici a seguito della chiusura di alcuni asili, emette un bando per affidarne la gestione ad un privato, così dovrebbero essere salvi i posti di lavoro. Daniela Braccani. Sarà una cooperativa privata a gestire 2 dei 3 asili nido comunali per i quali si era paventata addirittura la chiusura a causa della mancanza di personale nella pubblica amministrazione. Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e l'assessore alle politiche sociali Emanuela Di Giovanbattista annunciano l'uscita di un bando pubblico di affidamento per la gestione privata degli asili nido comunali a Petao e Primo Maggio, rimasti senza educatrici per effetto del Jobs Act varato dal governo Renzi, che non permette le proroghe dei contratti al personale precario oltre i 36 mesi. In sostanza gli asili rimangono pubblici, ha tenuto a precisare il primo cittadino. Il coordinamento pedagogico didattico rimane in carico al comune dell'Aquila. La gestione invece è affidata alla cooperativa vincitrice del bando, che dovrà, secondo la clausola stabilita dall'assise civica, riassorbire maestre ed educatrici rimaste senza posto di lavoro.
questo momento noi continueremo ovviamente la contrattazione con il governo per avere questa famosa deroga al Job Act, che non riguarda solamente gli asili nido ma riguarda tutto il personale precario del comune, che è a scadenza il 30 settembre, quindi è un problema molto più ampio. Nel frattempo però il nostro obiettivo è anche quello di dare servizio alle famiglie, quindi non possiamo aspettare, stando con le mani in mano ovviamente, che il governo ci dia una risposta, comunque noi lavoreremo e stiamo lavorando ad un bando che non renderà l'asilo privato, attenzione, ma l'asilo rimarrà pubblico, quindi ci si accederà attraverso la graduatoria pubblica, i regolamenti saranno i regolamenti comunali dell'asilo pubblico, il coordinamento pedagogico sarà del comune, ci sarà esclusivamente il personale che sarà della cooperativa privata, e cercheremo ovviamente in questo bando di far riassorbire il personale che fino adesso ha lavorato con noi. Un nodo normativo che, aggravato dal blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, ha costretto il Comune ad attuare scelte tampone, necessarie a dare risposte concrete e soddisfacenti alle famiglie aquilane con bambini, spiega l'assessore Di Giovan Battista. Incontreremo il Ministero la prossima settimana per chiedere la proroga dei contratti, senza la quale l'affidamento della gestione è l'unica via possibile. Torniamo nell'area metropolitana, cambiamo argomento. Lo stadio Guido Angelini sarà affidato e gestito dalla Chieti Calcio. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, è stata annunciata la firma della convenzione fra l'amministrazione comunale e la società Neroverde. Il servizio di Paolo Renzetti. Assessore Viola, questa mattina conferenza stampa qui allo Stadio Angelini per presentare una serie di iniziative che coinvolgeranno Comune di Chieti e società calcistica, visto che domenica inizierà il campionato. Certamente sì, noi come amministrazione comunale di Chieti staremo molto vicini alla Chieti Calcio, perché ci teniamo che questa società, che questa squadra che rappresenta i colori della nostra città possa fare bene nel prossimo campionato. Parleremo di alcune iniziative sia rivolte ai tifosi, per cercare sempre la domenica di avere il maggior numero di tifosi e sostenere la squadra, e sia in termini di iniziative collaterali. Uno stadio come quello di Chieti evidentemente deve essere una struttura polifunzionale, e quindi magari, perché no, ospitare anche eventi di natura che vanno oltre il calcio. Tra gli obiettivi ci sarebbe anche quello di affidare la gestione diretta dello stadio Angelini alla società? Sì, noi vorremmo affidare la gestione dello stadio alla società, ivi compreso comunque tutte le società di atletica che usufruiscono di questo stadio. Quindi creare un pool di società con a capo certamente la Chieti Calcio, che possano gestire la struttura. E questa mattina a Pescara è stato presentato il Memorial Pietro Scibilli. Andiamo a vedere. È il secondo memorial dedicato a Pietro Scibilia, imprenditore originario di Gioia Tauro, divenuto famoso in Abruzzo per il successo delle sue aziende, e a Pescara come presidente della società calcistica dal 1987 al 2004, vivendo anche la gloria della Serie A. Un ricordo che non abbandona tifosi e amanti del Delfino, e che vale un appuntamento a lui dedicato, al quale partecipano diverse società, tra le quali l'attuale dirigenza della sua ex squadra. Grande soddisfazione, se non altro, perché tutti i sacrifici, tutta l'abnegazione che c'è stata nel corso di questi anni di gestione di Pescara Calcio viene ricordata con le testimonianze di tanti tifosi che ancora ricordano il presidente Scibilia, e viene ricordata da questo memorial grazie all'iniziativa della dottoressa Corbacchiola, e che fa enorme piacere e grande soddisfazione. Il Pescara è tuttora una squadra importante, si scende in campo, si rappresenta una città e soprattutto anche una regione. L'Abruzzo diventa così una squadra anche a livello nazionale. È stata in Serie A e la storia inizia dal passato, proprio da quando c'era lui. In questo caso, quando si vede quella maglia, poi il ricordo qual è? Beh, i ricordi sono tanti, i ricordi sono di 17 anni di calcio, di 17 anni di soddisfazioni, di 17 anni di grandi sofferenze. E la soddisfazione di aver rappresentato una regione in maniera, secondo me,
brillante nonostante i risultati calcistici poi alla fine non siano stati sempre e comunque positivi, però ci sono stati anni di Serie A di grande gloria, tanti campionati di Serie B. Il dispiacere forse di aver lasciato la società in un momento in cui il calcio stava cambiando, le regole non erano più regole e di conseguenza non si poteva più fare calcio mantenendo l'onorabilità, quindi erano tempi e modi di fare calcio diversi da quelli che erano nelle nostre caratteristiche, quindi il rimpianto forse di averlo lasciato nel momento in cui non c'è stata la protezione da parte di una situazione generale di Lega e Federazione che in quel momento forse non avevano capito che le regole andavano un po' cambiate. A partecipare al torneo, che si concluderà domenica 6 settembre al campo Zanni di Pescara, sono state la Renato Curiangolana, Caldora Calcio, Delfino Pescara, Virtus Lanciano, Giulianova Calcio e la D'Annunzio Marina. E adesso il calcio giocato di Serie B, iniziamo dalle designazioni arbitrali, questi i fischietti per le partite Livorno-Pescara, che sarà diretta da Francesco Saia di Palermo, mentre Provercelli-Virtus Lanciano è stata affidata ad Antonio Rapuano di Rimini. E cresce l'attesa dunque per l'esordio della formazione biancazzurra sotto la guida del tecnico Massimo Oddo, che domenica, come detto, è di scena al Picchi di Livorno. Ascoltiamo le parole del presidente Daniele Sebastiani al microfono di Enrico Rocchi. Presidente Sebastiani, inizia un nuovo campionato, si parte da Livorno, ecco, con quali motivazioni, con quali sensazioni rispetto agli ultimi anni? Ma penso con un ritrovato entusiasmo, perché dopo la brutta botta di Bologna è chiaro che puoi solo ripartire. Abbiamo ricostruito sostanzialmente, abbiamo integrato dei giocatori importanti su una rosa che lo era già, e ripartiamo con una squadra con la consapevolezza di avere una squadra buona che può fare un buon campionato. È un Pescara che punta ai? Ma è un Pescara che punta ad essere protagonista, e per essere protagonista bisogna stare lì davanti. È una squadra costruita per fare questo, però è chiaro che poi dopo il campo dirà se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male. Dal punto di vista, come amo dire io, delle figurine ci sono tutte, adesso bisogna che le figurine si trasportino sul campo e diano il senso di quello che può fare questa squadra. Ecco, cosa vi ha insegnato l'ultimo campionato? Ma cosa ci ha insegnato? Ogni campionato dice una cosa nuova. Noi l'altro anno siamo partiti con una buona squadra, anche quella accreditata da tutti quanti, siamo partiti non benissimo, ci siamo poi ripresi, alla fine avevamo perso qualche punto per strada, abbiamo rimesso in piedi una stagione nell'ultima partita in casa con Livorno proprio, e poi abbiamo fatto un playoff penso importantissimo, sicuramente tra noi e Avellino, se c'era una squadra che doveva andare in Serie A sicuramente era tra noi e l'Avellino, però il Bologna aveva fatto di più durante il campionato, quindi ha avuto quel piccolo vantaggio che gli ha consentito a parità di condizioni di andare in Serie A. Cercate però una positività nell'ambiente? Sì, ma la positività, noi ci auguriamo che la gente capisca quegli sforzi che noi stiamo facendo e che abbiamo dimostrato di fare anche quest'anno, perché se è vero che abbiamo fatto mercato in uscita è anche vero che abbiamo fatto tanto mercato in entrata, sia di giovani che di meno giovani, molti più giovani sicuramente, che saranno il futuro del Pescara. Restiamo in Serie B e andiamo in casa della Virtus Lanciano. Guido Marilungo è stato sicuramente il fiore all'occhiello del mercato frentano. Reduce da un infortunio, l'attaccante sarà disponibile tra poco più di un mese. Alessio Giancristoforo. Guido Marilungo, finalmente, il tuo nome è stato spesso e volentieri detto, ridetto, Marilungo come punta di riferimento dell'attacco frentano, ormai sei in rosso-nero. Oh, sì, sono felice di essere qua, perché diciamo che con la società, con l'Atalanta, abbiamo deciso che devo andare in Serie B per rimettermi in gioco, di tornare in forma, di tornare un giocatore. Poi ho avuto diversi contatti, però tutte le squadre, no, ora vediamo, aspetto un attimo, non sappiamo come stai fisicamente, mi è intervenuto il Lanciano col direttore che mi hanno detto noi ti vogliamo, vieni giù, se ci metti un mese, due mesi a ritornare in forma noi non ci interessa, a noi ci piace, allora ho deciso di venire qua.
È un amore che va avanti, se non erro, da tempo. Il Lanciano ti aveva cercato anche nel mercato invernale degli anni passati. Oh, sì, diciamo che questa in verità è la prima volta che me lo dice, quest'anno la prima volta me lo dice il mio procuratore, però gli anni passati ero andato a Cesena in B perché il Cesena mi aveva voluto fortemente il mister Bisoli, e allora ho deciso di andare là immediatamente. Questa volta il Lanciano, a differenza di altre squadre, mi ha voluto fortemente e ho deciso di venire a Lanciano. Guido, fisicamente come stai? Vieni da un lungo infortunio, da Versa dopo l'amichevole che con l'Ascoli diceva per Guido Marilungo ci sono ancora 30-40 giorni da attendere, tu come stai? No, mi sento abbastanza bene, mi sto allenando, io diciamo devo... Non so quando tornerò a allenarmi con il gruppo, però già un paio di mesi diciamo che mi sto allenando a parte, e quello poi ora deciderà il mister col suo staff quando riterrà che sono pronto per giocare. Scendiamo in Lega Pro, andiamo in casa dell'Aquila Calcio alla presentazione della squadra. Esplosa la rabbia degli ultras per quanto riguarda il nuovo stadio, i tifosi rossoblù hanno contestato aspramente le parole dei rappresentanti comunali proprio sul nuovo impianto. La polemica poi è rientrata e sul palco sono saliti i giocatori rossoblù. Il servizio di Germana Dorazio. La presentazione dell'Aquila Calcio è accesa da un fumogeno lanciato tra il pubblico dagli ultra che contestano il comune dell'Aquila. Sui ritardi nel completamento dello stadio di Acquasanta i tifosi non ci stanno e quando prende la parola l'assessore comunale alle opere pubbliche Maurizio Capri scoppia la polemica. Gli ultra rosso-blu raggiungono il palco e provano a salirci per far sentire la loro voce. Grazie all'intervento della polizia gli animi si calmano, i tifosi si ritirano e la presentazione dell'Aquila Calcio nuova stagione può finalmente iniziare. Prima presidente e poi vice, poi tutti i soci e collaboratori sul palco. Ad uno poi i giocatori della Rosa Rossoblu, mister Perrone, parla della stagione. Una stagione che non sarà facile, ma il gruppo c'è ed è coeso. Per me è anche una questione di cuore, quindi la responsabilità è maggiore perché sento la responsabilità che la società mi ha dato, ma anche una responsabilità affettiva, quindi l'impegno sarà raddoppiato sperando che tutte le componenti ci siano anche vicine, perché ci saranno dei momenti felici in cui dovremmo essere bravi a non montarci la testa, ma dei momenti anche difficili in cui ci vorrà l'aiuto e il sostegno di tutti per superarlo. Lo ha sempre dichiarato senza mezzi termini il direttore sportivo Alessandro Battisti, che voleva tra i suoi solo calciatori attaccati alla maglia e con spirito di sacrificio. Il grande sacrificio, questa sarà la parola d'ordine di quest'anno, di questa squadra, i ragazzi ne sono consapevoli, però io credo che questa squadra, se si sacrificherà tanto, potrà dare qualche soddisfazione a questa gente. Nonostante le vicende giudiziarie che faranno partire il rossoblù con svariati punti di penalizzazione, la squadra comunque sembra essere serena e pronta alla battaglia. Sì, noi d'altronde quest'anno dovremo fare tante battaglie in tutti i campi e anche fuori dal campo, quindi siamo pronti e dovremo essere all'altezza. Se non c'è coesione non si può fare nulla da nessuna parte. Restiamo al calcio ma scendiamo in Serie D. Il Chieti punta dichiaratamente alla promozione in Lega Pro. Il patron Giorgio Pomponi non si nasconde alla vigilia del torneo, domenica esordio interno con l'Olimpia Agnonese. Presidente Pomponi, per il Chieti l'obiettivo è la Lega Pro? Sì. Sì, stiamo lavorando 12 ore al giorno per questo obiettivo. A 3 giorni dall'inizio del campionato siamo tutti quanti emozionatissimi. La prima la giochiamo in casa, almeno questa, in modo tale che cercheremo di portare subito 3 punti a casa. Abbiamo fatto una politica di prezzi stracciati, vedi le curve a 1 euro e la tribuna coperta a 3 euro, affinché tutti quanti i teatini possano venire a tifare il Chieti. Quali secondo lei sono le formazioni che partono favorite per la vittoria del torneo, oltre alla sua ovviamente? Io mi che se giocano al secondo posto giù, ma questo non è possibile. Mi dicono il Matelica che ha fatto una grande squadra, vabbè, il Campobasso se lo bocca tutti quanti, la San Benettese che è stata rilevata pochi giorni fa da una persona che io conosco molto bene. Come diceva anche prima, importante tornare a coinvolgere la città e questa tifoseria che è reduce da diversi anni di delusioni. Sì, io il 12 giugno dissi una frase, no?
una squadra di calcio senza tifosi è come un orologio senza lancette, per cui il fatto stesso che noi abbiamo riavvicinato tutta la tifoseria, tutta alla squadra, per noi è una grandissima vittoria, perché noi inizialmente tutto lo scetticismo che ci stava inizialmente eravamo tutti un po' titubanti, invece all'ultimo, vedendo loro giustamente il nostro lavoro, il nostro impegno quotidiano e i pagamenti di debiti, perché non dimentichiamo, qui stiamo parlando del campo, qui c'era una fase debitoria di 1.800.000 euro, hanno visto benissimo il nostro operato, per cui è giusto che loro adesso ci stiano vicino a noi come società e alla squadra in primis nel modo più assoluto. E adesso cambiamo disciplina, lasciamo il calcio e parliamo di Ironman. L'atleta aquilano, un atleta aquilano è arrivato primo tra gli italiani ai mondiali di Ironman tenutisi in Austria. Ci dice tutto Daniela Rosone. Primo tra gli atleti italiani impegnati nei mondiali Ironman in Austria è il risultato dell'aquilano Marco Madama, ex nuotatore, che porta alto il nome della città dell'Aquila in una competizione internazionale. Sì, è stata una grande soddisfazione aver rappresentato il paese in un evento così importante. Non siamo ancora soddisfatti perché vorremmo comunque provare a fare meglio nel prossimo anno, dove saremo impegnati nel mondiale in Australia. Un risultato importante in una disciplina fatta di sacrifici e duri allenamenti giornalieri. L'Ironman racchiude fondamentalmente tre discipline sportive antitetiche tra loro e la difficoltà è proprio quella di dover preparare tre sport molto diversi quali il nuoto, la bici e la corsa. La difficoltà è quella di allenarsi comunque in una città con un clima difficile, soprattutto durante i mesi invernali. C'è un responsabile della valutazione funzionale che è il dottor Massimo Angelozzi, che mi segue per quanto riguarda i test biomeccanici, metabolici, così pure il dottor Marco De Angelis, che segue l'aspetto della valutazione funzionale e della nutrizione. Un successo che Marco dedica al suo allenatore. Devo ringraziare assolutamente Mario Di Massimo, che è un amico fraterno, un allenatore, veramente ha una pazienza infinita con me, mi segue in tutto e per tutto, 24 ore su 24, e a lui dico grazie e dedico questo successo personale. E restando in tema di sport, questa sera non perdete l'appuntamento con Velo alle ore 21. In studio Jacopo Forcella con l'ospite fisso, il patron di questa trasmissione, Luciano Rabottini. Ovviamente si parlerà di ciclismo e di Vuelta, ma non solo, tanti gli argomenti. Ovviamente vi invito a rimanere su TV6. Il TG6 invece termina qui. Il prossimo appuntamento è domani alle ore 14. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.